troviamo a Civita, nel cuore del Parco del Pollino, nel versante ionico, in provincia di Cosenza. Qui nel 2016 è nato l'Osservatorio Donne del Pollino, qualche mese dopo il mio arrivo a Civita. Quando sono arrivata qua, diciamo che ho trovato una serie di situazioni che mi hanno abbastanza colpito, soprattutto la presenza delle donne in questo paese, che è veramente incredibile, e venivo costantemente accudita proprio da queste donne, che per cui era una perfetta sconosciuta. Non era una semplice curiosità, era proprio il voler parlare, scambiare, e mi sono subito accorta di questa microeconomia con le donne pastore e con le donne contadine o con le ricamatrici. Però poi socialmente le donne sono fuori. Cioè, nella società, poi, quando tu vai a vedere nella piazza, le donne non ci sono. Cioè, che da una parte sono tante, non sono una minoranza, anzi, però dall'altra sono chiuse nelle loro case, nelle loro cose. E quindi ho pensato come, in qualche modo, cioè, di trovare l'occasione per tirarle fuori, cioè per aggregarle. C'erano le comunali, e quindi lo spin-off è stata la lista. Io ho conosciuto l'osservatorio, l'esperienza dell'osservatorio, prima via social, e quello che diciamo ci ha più unito è proprio la volontà di fare qualcosa di positivo. Ma abbiamo un'altra cosa che ci accomuna, la volontà di dire: beh, allora che facciamo? Cosa proviamo a fare per risolvere quello che non va? Mettiamoci la faccia anche in questo. Ed è nata l'esperienza della lista Donne Pollino. Quindi su 500 persone abbiamo preso 100 voti. Tre consigliere costituiscono la minoranza, che sono le tre ragazze di Civita. Siamo contente perché comunque dopo erano 10 anni che non c'era un'opposizione, cioè le donne hanno ripristinato comunque una democrazia. C'erano già dei discorsi antecedenti, insomma, all'idea di creare poi questa lista civica. Ormai era più di un anno che parlavamo, insomma, su vari progetti che avevamo in mente, un po' partendo dal fatto che siamo tutte mamme con dei bambini, quindi volevamo anche per loro trovare delle alternative, insomma, alle solite, a quello che, insomma, i bambini in un piccolo paese fanno, tipo anche stare a casa tutto il giorno. Poi il fatto che comunque siamo tutte donne che hanno diverse attività, facciamo diverse cose, quindi diciamo perché no. Poi abbiamo trovato una difficoltà pazzesca, perché la donna, ma come, mo la donna si cava in politica, la donna sta a casa, e infatti ci hanno deriso. Questa cosa è stata bella perché in effetti abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo attirato moltissimo l'attenzione su di noi. Noi abbiamo vinto anche con poco, tirando fuori tutte le risorse che avevamo a disposizione, facendo conoscere una realtà un po' diversa. Avendo comunque attraverso questa lista aggregato molte donne, si sono create poi delle situazioni per parlare. Spesso si è anche spettatori di fatti personali altrui, per cui abbiamo capito che c'erano delle situazioni di disagio familiare importante. Abbiamo capito che c'erano delle ragazze a Civita che avevano necessità di uno psicologa, o comunque di essere accolte da donne professioniste per parlare della loro situazione. E noi adesso stiamo facendo come consigliere comunale proprio un corso in un centro antiviolenza. Vorremmo realizzare uno sportello qui a Civita e a Castrovillari, che consideriamo comunque la salute della donna come un, diciamo, un termometro di tutto quello che poi gira intorno, perché attorno alla donna gira la famiglia, girano i figli, l'educazione. Civita nel tempo è stata sempre un po' rivoluzionaria rispetto ad altri paesi, ha avuto sempre quella marcia in più anche dal punto di vista turistico. Piuttosto che concentrarci sulle difficoltà, ci concentriamo sulle risorse, e noi ovviamente siamo una risorsa.
l'Italia che cambia, è un cambiamento proprio culturale e di approccio, bisogna agire. Avevamo anche proprio lo slogan, no? Dalla competizione alla collaborazione, che è proprio quello, il meccanismo è proprio di cambiare modelli di comportamento e poi di volontà, perché ci deve essere anche la volontà e il coraggio di applicare anche queste cose nella nostra vita quotidiana. Relazioni umane al primo posto, condivisione, tutela dell'ambiente, rispetto per gli altri, un rovesciamento totale della piramide, ecco. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.